Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo Rendere i controlli più semplici post-Covid-19, il modello del settore lattiero-caseario nella regione Friuli-Venezia Giulia dal progetto ai risultati. E io sono Norina D'Agostini del Formez PA e prima di lasciare la parola ai relatori di oggi farò una breve introduzione. Dunque, questo incontro, questo webinar è organizzato nell'ambito delle attività del Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i relatori presenteranno l'attuale modello realizzato per razionalizzare e semplificare i controlli sulle imprese del settore lattiero-caseario in Friuli Venezia Giulia e presenteranno buone pratiche di semplificazione. Questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato al Formez PA di attuare il progetto stesso. Queste sono le attività realizzate all'interno del progetto. Segnalo in modo particolare un ciclo di 12 video lezioni sulla gestione dei procedimenti unici SUAPE, che è ciclo pubblicato sul canale YouTube di Formez PA e anche alla pagina focus.formez.it. E queste sono le tematiche trattate nell'ambito del progetto. Le più recenti hanno riguardato la rigenerazione urbana, l'ambiente, la CILA Superbonus, il PNRR e gli appalti pubblici. Questo è il numero dei partecipanti agli eventi, numero suddiviso per regioni, sono dati aggiornati al 31 agosto 2021. Qui vediamo come i partecipanti agli eventi in presenza siano stati 5.781, mentre i partecipanti agli eventi online siano stati 29.645, ripeto, dati aggiornati sempre al 31 agosto 2021. La maggioranza inoltre dei partecipanti, come mostra questa infografica, proveniva dai comuni. Qui vediamo alcuni dei webinar organizzati nell'ambito delle attività del Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, naturalmente incluso anche l'evento di oggi. L'elenco completo di tutti i webinar organizzati appunto nell'ambito delle attività del Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione della Regione Friuli Venezia Giulia lo trovate sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Andiamo avanti. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e i centri di competenza erogano assistenze, affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione, sia per la gestione di procedure complesse. Questi sono i centri di competenza pienamente attivi. Oltre a quello del Friuli Venezia Giulia, ci sono quelli della Calabria, della Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. E questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. E i centri di competenza si sono rivelati strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. In particolare, il Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione è inserito nel piano di rafforzamento amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Siciliana e nel piano strategico regionale di Calabria, Campania, Molise e Sicilia quale strumento di semplificazione amministrativa per la realizzazione del percorso di implementazione delle aree ZES, zone economiche speciali. Questa è la pagina di Eventi PA in cui è possibile trovare tutte le attività che sono state realizzate sia in presenza che a distanza nell'ambito del progetto. E veniamo all'incontro di stamattina. Dopo la mia introduzione lascerò la parola ai relatori e alle relatrici. Franco Amigoni, esperto di semplificazione Formez PA, Gordana Ristic, esperta in sicurezza alimentare, Ivan
Zampoli del Servizio Prevenzione Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione Centrale Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Yannick Ceschia, consulente senior gruppo per l'informatica, Monica Feletic, coordinatrice del Centro di Competenza per la Semplificazione Regionale, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Dedicheremo poi uno spazio alle domande che potrete porre in chat e alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Questi sono i temi che tratteranno i relatori: categorizzazione del rischio nei controlli sul settore lattiero caseario in Friuli Venezia Giulia, dalla teoria del 2020 alla pratica del 2021, verso un modello di checklist e ispezioni moderno e omogeneo nei territori, l'esperienza della semplificazione nei controlli alle imprese del settore lattiero caseario in Friuli Venezia Giulia. Dall'interno, un metodo innovativo di standardizzazione delle ispezioni, il simulatore delle non conformità ai suoi risultati e infine fare rete per creare valore. Come dicevo, potete scrivere in chat le vostre domande ai relatori e questo incontro, come di consueto, sarà registrato. Metteremo a disposizione la registrazione e le slide entro la giornata di oggi sul sito di EventiPA alla pagina dedicata a questo evento. Dunque, nell'augurarvi buon lavoro, ricordo che per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento, seguono almeno il 20% e saranno scaricabili autonomamente nei prossimi giorni sul sito di EventiPA alla voce I miei eventi. Chiedo allora a questo punto al primo relatore, Franco Amigoni, di attivare webcam e microfono e provvedo a proiettarne la presentazione. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego, sì, ti sentiamo, ma ecco, perfetto, adesso ti vediamo anche. Vado con le slide. Intanto vi dico, appunto, mi chiamo Franco Amigoni, sono consulente Formez PA in appoggio al Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione del Friuli Venezia Giulia. E il mio compito stamattina è quello di fornire un abstract di quello che poi sentirete negli interventi successivi e fare un focus molto veloce su tre o quattro elementi chiave del percorso che abbiamo iniziato a livello di rete di stakeholder dalla fine del 2019. Quindi qui vedete una prima fase del progetto che si è svolta nel corso del 2020. Abbiamo creato il gruppo di lavoro, grazie anche all'inserimento di OCSE, e abbiamo, diciamo, selezionato tra le possibili filiere su cui intervenire la filiera all'interno dell'agroalimentare, la filiera lattiero-casearia, e nel corso del 2020 abbiamo effettuato alcune analisi di scenario di carattere quantitativo sul numero dei controlli effettuati e di carattere qualitativo sugli strumenti e sulla cassetta degli attrezzi che appunto Ivan Poli e il suo team all'interno della Direzione Salute stavano utilizzando in quel momento ai fini del controllo e dello svolgimento delle ispezioni. Checklist, linee guida e profilazione del rischio. Seconda fase. Nel corso del 2021, quindi categorizzazione del rischio sul campo. Perché categorizzare il rischio? Perché questo ci consente poi di implementare un sistema che possa razionalizzare le ispezioni, magari ridurle o migliorarle dal punto di vista effettivamente, diciamo, nella pratica, magari ridurne il numero, renderle più efficaci, ridurre anche i tempi eventualmente di visita presso le aziende, cosa fondamentale, e far sì che la profilazione consenta di creare un ranking, una graduatoria dall'azienda più a rischio, in qualche modo, a quella meno a rischio. Nel corso di quest'anno sono state fatte diverse verifiche che hanno riguardato la valutazione statica e dinamica, che sono state tradotte in un punteggio chiaro, la verifica empirica delle funzionalità delle nuove checklist, almeno sono state svolte tre estrazioni ed elaborazioni delle ispezioni effettuate, distanziate nel tempo, per verificare e mettere a punto in maniera più rigorosa l'algoritmo che
che utilizziamo. Questo anche perché l'algoritmo utilizzato non è necessariamente lo stesso in tutti i luoghi e in tutti i territori, deve essere un po' tagliato su misura, sulle caratteristiche del territorio e della filiera che viene esaminata. C'è stata formazione per gli ispettori, sia classica, ex ante e in itinere, per far sì che gli ispettori entrassero nel merito dei nuovi strumenti della cassetta degli attrezzi che utilizzano, sia innovativa, formazione innovativa di cui parlerà in particolare Yannick nel suo intervento. Ecco, per quanto riguarda l'algoritmo, dicevo, è fondamentale la sua messa a punto e il suo perfezionamento, quindi le varie estrazioni delle checklist compilate dagli ispettori che abbiamo fatto nel corso del 2021 ci hanno consentito di perfezionarlo e di far sì che i criteri e i parametri utilizzati al suo interno rendessero chiaro la graduatoria delle imprese sia dal punto di vista statico che dinamico. Quindi statico, quali sono le infrastrutture, la qualità delle infrastrutture rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario, dinamico, quali sono invece le performance dal punto di vista dell'operatività e della gestione ordinaria delle imprese. Questo è uno primo spoiler che vi fornisco come abstract, questo è un output grafico del processo appunto conseguente all'utilizzo del nostro algoritmo, vedete tre colonne di punteggio statico, punteggio dinamico e totale di rischio, di classificazione di rischio per un gruppo di una ventina delle imprese che abbiamo esaminato. In rosso le aziende con il maggior livello di rischio, in particolare dal punto di vista statico, e grazie a questo tipo di analisi abbiamo potuto appunto fornire, raccogliere informazioni utili per il perfezionamento e la semplificazione delle ispezioni successive. Questo è un altro spoiler che vi fornisco, questo più in particolare sull'intervento di Yannick Ceschia, il simulatore che è probabilmente l'elemento più innovativo all'interno del modulo formativo che abbiamo utilizzato con gli ispettori, perché al fine di rendere omogeneo l'approccio degli ispettori alle visite, anche per risparmiare tempo ed energie, è stato creato un simulatore da Yannick, che poi ce ne parlerà, in modo tale che gli ispettori fornissero alcune risposte su case history che gli venivano presentate, sugli elementi più strategici di una visita teorica e in base alle non conformità e alle conformità parziali alle quali corrispondevano, si potesse vedere se c'era omogeneità nell'approccio degli ispettori oppure se c'era bisogno di interventi correttivi di ulteriori moduli formativi. Per arrivare all'Agenda 2022, che è la terza fase di questo progetto, con gli stakeholder di cui vi ho accennato e di cui vi ha parlato anche Norina all'inizio, la collaborazione di rete si è rivelata fondamentale, in particolare dal punto di vista del centro di competenza con OCSE, con il cluster AgriFood, che è un agente di primo piano all'interno del territorio regionale, e con altri stakeholders sia all'interno che all'esterno della regione. Quello che sta facendo oggi il centro di competenza, e in particolare su cui sta lavorando Ivan, ve ne parlerà, sono i manuali di buone pratiche, oltre a alcuni focus mirati, per esempio sul settore ovino-caprino o sulle esportazioni. Io qui mi fermo e passo la parola invece a chi approfondirà queste tematiche. Grazie. Perfetto, grazie. Allora, chiedo alla prossima relatrice, Gordana Ristic, di attivare microfono e webcam. Intanto, buongiorno. E intanto proietto le Buongiorno. slide. Un attimo di Buongiorno a pazienza. tutti. Eccoci qua. Mi chiamo Gordana Ristic, sono una consulente del progetto OCSE sulla semplificazione delle procedure amministrative in Italia. E oggi vorrei presentare come l'approccio standardizzato al controllo con checklist destinate agli ispettori e quelle per gli operatori può migliorare i risultati del controllo. Allora, ci sono due tipi
di strumenti che possono essere utilizzati nel controllo ufficiale, le istruzioni, i manuali e i checklist. Entrambi devono essere basati su requisiti legali, pratiche industriali e specificità ed esperienze nazionali e locali. Checklist, sono utilizzati dagli operatori per autovalutazione di loro sistemi di sicurezza alimentare e rintracciabilità. I checklist devono essere specializzati per il tipo di processi, per esempio per macelli oppure per fabbricazione di farina. E in generale le grandi imprese hanno sufficienti risorse umane per sviluppare dei checklist, mentre medie e piccole non hanno la capacità di fare le liste di controllo che misureranno l'efficienza dei loro sistemi di sicurezza alimentare. Per loro, liste di controllo ufficiale, ma ancora le liste specifiche per autovalutazione sviluppate da parte di organo di controllo indicano cosa fare per migliorare il loro sistema in atto. Come risultato del nostro progetto, con Regione Campania, della Campania, è sviluppata una piattaforma elettronica attraverso il quale gli operatori accedono alla checklist per autovalutazione e condividono i propri risultati con l'ASL. Eccola, Java è un sistema per autovalutazione che Campania ha sviluppato. Perché abbiamo bisogno dei checklist? La categorizzazione del rischio viene eseguita in modo diverso da ispettori diversi. Senza standardizzazione, i soli dati possibili di comparare sono i numeri di visiti e poi i numeri delle multe. La sicurezza, è importante per i rasoni ufficiali. A volte gli ispettori non fanno differenza tra, qualità e sicurezza. Liste di controllo pubblicate permettono agli operatori di capire cosa richiedono gli ispettori, si preparano per il controllo e implementano meglio i risultati. Le liste di controllo sviluppate in modo di sostenere il raggiungimento di obiettivi pluriennali, come controllo dei rischi biologici oppure chemici o allergeni nell'alimento, è possibile di misurare il tempo per una visita e pianificare meglio come utilizzare delle risorse umane con una checklist che con una ispezione libera, senza alcun strumento. Approccio tradizionale alle checklist era una regolazione, una checklist. Allora, liste di controllo così sono troppo frammentate e numerose. In Italia e nel Comunità Europea ci sono molte normative che trattano un problema. È meglio combinarli tutti in una unica oppure due o tre checklist che avere, non lo so, 20 checklist per un problema. Un requisito normativo, una domanda, ancora approccio tradizionale, questo è un copia e incolla, questo non è una checklist. Valutazione di risposte soltanto sì o no, questo è bianco o nero, nella vita noi abbiamo più di grigio che completamente sì o completamente no, non è là. Poi tutte le domande hanno la stessa importanza. Sappiamo che di domande più importanti che ci sono di domande più importanti e quelle meno importanti per la sicurezza alimentare. Laconicità, allora, laconica come titoli, solo infrastruttura, l'igiene, la tranciabilità. Allora, questo permette agli ispettori di chiedere quello che vogliono e di essere soggettivi. Eccessiva pesantezza, allora, troppo testo. Questo è per una guida, questo non è per checklist. E
Alcuni ispettori ritengono di non avere realmente bisogno di checklist in quanto pensano che limitano la loro esperienza e competenza. Questo argomento non regge perché valutare se la situazione è conforme oppure no con i regolamenti richiede la conoscenza, l'esperienza e un giudizio professionale. Come si dovrebbe costruire una checklist moderna? Allora le domande dovrebbero essere raggruppate logicamente in capitoli. Poi la logica della visita ispettiva deve essere rispettata, the flow, soggettività limitata, non eccetera, perché con eccetera tutto può essere ispettato. Allora è se ci sono tematiche non menzionate nella checklist, occorre annotarle, ma non sanzionare in base ad esse. Formulazioni delle domande dobbiamo essere solo positive, come gli impianti sanitari hanno un buon sistema di aerazione. Noi non dicono gli impianti sanitari non hanno un buon sistema. Perché poi nella risposta sì o no fa una confusione. Ancora, valutazione, allora delle domande con yes oppure no, oppure parzialmente, allora conforme, parzialmente conforme, non conforme o non è applicabile. Il peso delle domande è veramente importante e dipende dal livello di rischio e noi abbiamo tre livelli di rischio: pericolo immediato, rischio diretto e rischio indiretto. E ancora nelle checklist deve essere disponibile un spazio per la descrizione della non conformità. Allora, così, un esempio, qui sono le domande, allora quattro forme di risposta: non applicabile, completamente conforme, parzialmente non conforme. Questa è la pesatura. Un rischio indiretto ha più peso che un rischio critico, ha più peso che un rischio diretto o indiretto. Allora, qui spiegazione e punti totali dicono sì. La conformità dell'impresa è bassa, media oppure alta. Ok. Che sono benefici delle checklist? Primo, ci sono di normative obsolete, di normative che non sono armonizzate con quelle di comunità europea. Allora, revisione della normativa. Ogni lista di controllo dovrebbe avere un scopo chiaro, controllare un tipo di produzione, un gruppo di prodotti, un problema. Come io ho detto, allora, per macelli, per produzione di sughi, per produzione di farina, ogni produzione una checklist. Benefici delle checklist? Sono che aiuteranno a decision making, il risultato della checklist plus la storia dell'operatore alimentare, plus di immagini, risultati dei test e altre prove supporteranno il processo decisionale e le checklist non sono definitive nel tempo, evoluzione in base all'esperienza dell'ispettore. Possono essere inclusi in successive versioni delle checklist. Come dovrebbero essere introdotte le checklist? Allora, a Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo usato un approccio sulle basi dell'esperienza internazionale. Allora, esperti interni. Sono stati gruppati esperti esterni, consultazione, noi abbiamo fatto consultazione con tutti gli ispettori, consultazione con gli operatori economici, abbiamo fatto simulazioni su realtà conosciute, test con ispezioni sul campo, poi in base ai feedback raccolti, le checklist
sono aggiornate, divulgate e standardizzazione di chi Franco ha parlato, ha fatto. Checklist sono importanti ancora per ottimizzazione delle risorse. È possibile misurare il tempo necessario ad una ispezione, ridurre il numero di ispettori o di visite ad una impresa. Per esempio, preparando un ispettore ad utilizzare diverse checklist, un veterinario può utilizzare una checklist per sicurezza alimentare, ma ancora per sanità, per animali e tutte le altre, e utilizzare i risultati dell'autovalutazione per ridurre il numero di visite, specialmente nelle imprese a basso rischio, come io ho detto che ASL della Campania ha già sviluppato una checklist online. In Friuli noi abbiamo sviluppato i checklist per prodotti caseari, lato caseari, e abbiamo visto che una checklist è necessaria per gli operatori molto piccoli, perché le domande per gli operatori molto piccoli e questi grandi sono un po' differenti. Più un manuale di buone pratiche specifico del settore dovrebbe istruire gli operatori su come raggiungere i risultati stabiliti nelle checklist. La formazione degli ispettori è veramente importante e facilita l'utilizzo delle checklist, una utilizza omogenea. Esercizi di standardizzazione migliorano la coerenza dell'approccio degli ispettori e consentono una categorizzazione del rischio degli operatori alimentari più accurata e la misurazione del tempo impegnato per una ispezione completa serve a pianificare più efficienti ispezioni successive. Allora, queste sono le lezioni imparate durante il nostro progetto. Grazie per l'attenzione e adesso al prossimo presentatore. Grazie molte, a Gordana Ristic. Allora lascio la parola a Ivan Poli, a cui chiedo di attivare webcam e microfono e ne proietto la presentazione. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto mi presento, io sono Ivan Poli, sono un veterinario e collaboro appunto con il Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono stato, diciamo, tra virgolette, coinvolto su questa sperimentazione dal gruppo della dottoressa Federici che parlerà dopo e nel momento in cui abbiamo deciso di partire con questo progetto, abbiamo identificato il settore lattiero caseario come il più indicato sul quale lavorare per una serie di fattori che sono appunto la parcellizzazione degli allevamenti. Noi abbiamo un territorio, seppur piccolo, ma molto esteso, che vede la montagna, vede le pianure, vede anche la parte del mare e quindi naturalmente una tipologia di allevamento del bovino molto diversa nelle diverse zone della regione. Perché anche la filiera della trasformazione è molto articolata, ci sono infatti piccoli caseifici e grandi realtà industriali che coesistono sul nostro territorio e quindi riuscire anche a trattare nella stessa maniera e con la stessa accuratezza piccole realtà e realtà invece molto grandi, molto organizzate, rappresenta un problema che insomma ci ha sempre un po' afflitto, perché comunque il settore lattiero caseario era in sofferenza per diversi motivi già prima del Covid, e il Covid in alcuni casi ha esasperato questa sofferenza, perché la regione, intesa
intesa come ente regione considera strategico questo settore per il nostro territorio, proprio perché comunque è ben radicato sul territorio, è una forma di conservazione del territorio ed è anche una forma sulla quale si è sempre inteso puntare, e perché era un settore che ci permetteva di fare una sperimentazione puntuale da estendere poi invece in maniera, come dire, diffusa sul resto dell'attività di controllo ufficiale, che insomma, è la nostra attività prioritaria. Questi sono i numeri della regione Friuli Venezia Giulia, tra virgolette, intesi come imprese di trasformazione. Come vedete, sono 58 imprese riconosciute 853, 137 852 e ci sono 43 alpeggi. Quello che vedete sotto, invece, sono i controlli ufficiali eseguiti negli ultimi 3 anni, diciamo dal 18 al 20, insomma, 21 lo stiamo chiudendo quest'anno, con la differenza fra i programmati e gli eseguiti, e quindi il ragionamento che faceva la dottoressa Ristic di andare a lavorare sul numero di ispezioni e sulla qualità delle ispezioni che vengono erogate, aveva questo come punto di partenza. Questo invece è lo strumento che fino a quest'anno abbiamo utilizzato per categorizzare in base al rischio le imprese del settore lattiero-caseario. È uno strumento di derivazione ministeriale, nel senso che faceva parte delle linee guida che ci sono state fornite dal Ministero sulla modalità di predisposizione e esecuzione dei controlli ufficiali, e come vedete aveva una serie di parametri da valutare, che insomma abbiamo definito statici, che erano legati alla struttura di trasformazione, all'ambito di commercializzazione, alla tipologia di prodotti, formazione del management aziendale e correttezza e sviluppo del sistema di autocontrollo aziendale. Bene, questa è una valutazione di tipo statico, nel senso che come dire, ci permette di fare una fotografia dell'impresa, ma lì si ferma. E, come dire, è stata una nostra necessità, ma perché l'abbiamo sentita come tale, quella invece di avere una valutazione di tipo dinamico che consideri nella sua interezza sia le condizioni strutturali, ma anche gli esiti dei controlli ufficiali che vengono eseguiti. Perché se noi effettivamente eseguiamo dei controlli ufficiali che vanno a verificare puntualmente in quel momento qual è la condizione, è anche giusto che l'esito di quel controllo ci restituisca in termini prospettici la possibilità di programmare i controlli ufficiali per gli anni o per i mesi successivi. E quindi passare da una valutazione, come dire, qualitativa, quindi sì, no, presenza o assenza, a una valutazione tipo quantitativo, quindi un numero che forse in maniera più precisa riesce ad esprimere questa dinamicità. Come diceva Gordana prima, il mondo non è bianco e nero, ma è grigio, tante volte, o comunque è fatto da una scala di grigi, e questo ci sembrava la modalità più corretta per andare ad interpretare la scala di grigi. Quindi, come vi dicevo, passare da una valutazione di tipo statico a uno tipo dinamico, dove oltre ad una serie di parametri statici venissero anche considerati quelli che sono gli esiti dell'ultimo controllo ufficiale. Per questo motivo siamo partiti ormai, insomma, nel 2019, insomma, con due gruppi di lavoro, uno che seguiva la parte relativa alla sanità animale e all'igiene delle produzioni zootecniche, quindi la parte degli animali vivi, dell'allevamento e della produzione del latte e del latte crudo, e un secondo invece che si è focalizzato di più sulla revisione delle liste di riscontro e sull'adeguamento di quello che è lo strumento di categorizzazione in base al rischio, con due obiettivi principali. Appunto, il primo è rivedere le liste di riscontro, cioè fare in maniera tale che, come diceva Gordana, le domande fossero poste in maniera più corretta, quindi in maniera positiva, andando ad identificare dei requisiti che venivano considerati bloccanti o che comunque andavano già a connaturare il rischio dell'impresa nel momento in cui fossero stati assenti. E l'altro invece obiettivo che ci siamo posti, che stiamo portando avanti, era quello di produrre delle linee guida o dei manuali di buone prassi destinate agli operatori, proprio perché questa in realtà è una modalità di
di approccio che insomma ha la sua valenza che adesso vediamo. Vi dicevo, noi lavoriamo standardizzando in base al rischio gli stabilimenti perché il regolamento 625 ce lo impone. Ma perché ce lo impone? Perché non è possibile pensare di vedere tutti gli stabilimenti nello stesso modo, nello stesso anno e con le stesse modalità, ma invece è giusto attribuire agli stabilimenti un indice di rischio e sulla base di questo fare la programmazione dell'attività per l'anno e gli anni successivi. E naturalmente questi sono i parametri sulle basi dei quali insomma, vengono identificati i valori del rischio. E poi la seconda parte, perché i manuali di buone prassi igieniche? Perché appunto, come vi dicevo, gli allevamenti non sono tutti delle stesse dimensioni, gli stabilimenti non sono tutti delle stesse dimensioni, e quindi è giusto prevedere, ma perché lo prevede il regolamento unitario, un approccio flessibile al controllo, anzi all'organizzazione, e quindi fare in maniera tale che anche le piccole imprese potessero gestire in maniera adeguata quella che era la sicurezza alimentare. E proprio per questo motivo, sempre nel regolamento 852, era prevista la possibilità di avvalersi di manuali di buone prassi, di manuali, diciamo, generici per l'applicazione di quelli che sono i principi della KCCP. E quindi, come dire, andare a lavorare in questa direzione per mettere a disposizione degli operatori del controllo ufficiale degli strumenti che fossero adeguati e facilmente utilizzati, andando, raggiungendo anche lo scopo di ridurre quelli che sono i cosiddetti oneri amministrativi, che possono in molti casi andare ad essere bloccanti per le piccole realtà. Naturalmente, avere uno strumento che permette di garantire la sicurezza alimentare, che è facile e facilmente utilizzabile, ottiene lo scopo che le imprese sono più orientate a gestire correttamente il proprio processo produttivo, che è la parte prioritaria, e non a gestire invece un sistema di controllo che in molti casi era farraginoso e impiegava tempo, che veniva distolto da questa attività prioritaria. La necessità di utilizzare manuali di buone prassi igieniche è stata ribadita dalla comunità europea in più volte, appunto questa è una guida all'attuazione dell'852, e appunto veniva ribadito anche in questo caso il concetto della flessibilità e il concetto che appunto l'uso di questi strumenti è fondamentale per permettere a piccole realtà di una, due, tre persone di lavorare in maniera coerente. E quindi perché il lavoro con OCSE e con Formez, che da questo punto di vista sono state entrambe preziosissime e ci hanno dato un grandissimo supporto in termini sia di conoscenza che di implementazione delle nuove pratiche, per andare a lavorare, come dicevamo, sulla lista di riscontro e per andare a produrre questi manuali. Quindi i manuali sono fondamentalmente destinati agli operatori del settore alimentare, perché è lo strumento con il quale loro governano il loro processo produttivo. Ma contestualmente però permettono anche un approccio condiviso tra operatori e addetti del controllo ufficiale, perché naturalmente il fatto di esplicitare una serie di requisiti minimi ed esplicitarli in maniera molto semplice rende l'osservazione del requisito comune ad entrambi, all'operatore del settore alimentare e a chi esegue il controllo ufficiale. Per cui una superficie sarà pulita per entrambi e contestualmente una mattonella rotta sarà una mattonella rotta per entrambi. Non ci, si riduce quella che è appunto la variabilità o la possibilità interpretativa di quelli che sono i requisiti, sempre secondo la logica che ci raccontava prima la dottoressa Lista. Come regione abbiamo già iniziato da qualche anno l'esperienza della predisposizione di manuali di buone prassi igieniche, l'abbiamo fatto su progetti sperimentali che erano quelli delle piccole produzioni locali, dove per piccole produzioni abbiamo prodotto dei manuali di trasformazione dei prodotti a base di carne. L'abbiamo fatto con i manuali di moticazione, perché anche come vi dicevo, le 43 maglie che ci sono in regione in questo momento hanno un manuale unico che permette a tutti di operare in maniera omogenea.
e avere uno strumento a disposizione che permette di gestire i rischi connessi con la produzione alimentare. E l'abbiamo fatto anche andando a lavorare già su delle imprese registrate, quindi quelle che hanno un ambito di commercializzazione locale, alle quali abbiamo fornito già uno strumento per semplificare il loro processo di gestione. Sono strumenti semplici, come vedete, basati proprio su immagini, nel senso che permettono di capire e chiaramente far vedere cosa si considera conforme e cosa si considera non conforme, mettendo in evidenza la non conformità e quindi a quel punto riducendo la, come dire, differenza di percezione tra operatore del settore alimentare e addetto del controllo ufficiale. Questi, come vedete, sono invece quelli legati alle strutture, come dire, l'immagine in basso a sinistra è chiaramente non conforme, ma insomma a quel punto non ci sarà più il dubbio di capire se una superficie è ammuffita o una superficie di lavoro presenta ruggine. È chiaro, è presente e quindi a quel punto è anche condiviso. A che punto siamo? A questo punto, noi abbiamo utilizzato in parte l'esperienza della Regione Campania, implementando una lista di riscontro diversa dalla nostra e una lista di riscontro che permettesse di valutare, le due parti che dicevo prima, quindi sia l'aspetto statico legato alle caratteristiche dell'impresa intesa come struttura e anche come capacità produttiva, ma anche la lista di riscontro da un punto di vista di controllo ufficiale, quindi modificando leggermente lo strumento che noi oggi abbiamo a disposizione e quindi rendendolo in grado di permetterci di avere questa dinamicità nella valutazione. Abbiamo predisposto questo strumento con le aziende sanitarie, naturalmente, siamo una regione piccolina, noi ad oggi abbiamo 3 aziende sanitarie, quindi è stato per certi aspetti semplice condividere lo strumento, nel senso che appunto ci siamo messi intorno ad un tavolo, abbiamo concordato queste modifiche, le modalità di inserimento all'interno del sistema di gestione. Abbiamo iniziato a sperimentarlo dal primo dell'anno. Quest'anno, nel senso che il software che noi abbiamo a livello regionale è un software unico, è stato modificato e questo ci ha permesso di, come vi ha fatto poi vedere Franco prima, avere e ottenere di ritorno una serie di dati, di informazioni che ci permettono adesso di fare delle valutazioni di altra natura. E quindi abbiamo iniziato ad utilizzarlo. E adesso invece siamo alla fine del primo anno di utilizzo e quindi, come dire, siamo nella fase in cui cominciamo a analizzare i dati che abbiamo fatto delle valutazioni, ci siamo resi conto attraverso 2 fasi di monitoraggio, una eseguita prima dell'estate e una nel mese di settembre, che c'erano delle, come dire, carenze o delle non conformità proprio in termini di caricamento e di gestione delle liste di riscontro. Abbiamo previsto 2 momenti di formazione in quel momento con gli operatori, uno me lo descriverà dopo il dottor Cestia, perché ci siamo resi conto che sì, bene lo strumento, ma è importante che anche chi lo strumento utilizza lo utilizzi in una maniera corretta e quindi l'imputazione del dato sia omogenea da parte di tutti, sia l'interpretazione del requisito che l'imputazione del requisito. Riconoscendo a questa fase di formazione una grossa importanza perché naturalmente si può costruire lo strumento più performante da un punto di vista teorico, ma nel momento in cui questo non viene correttamente utilizzato dagli operatori, ci siamo resi conto che non funziona, non dico che è inutile. E invece per quanto riguarda la predisposizione dei manuali di autocontrollo, abbiamo continuato la collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che ci aveva già affiancato nella fase di produzione dei manuali che vi ho presentato prima. Abbiamo iniziato un percorso di consultazione con i portatori di interesse, nel senso che, come vi dicevo, i manuali sono destinati prevalentemente agli operatori del settore e quindi sono strumenti che loro devono riconoscere come strumenti di lavoro. La nostra attività è solo quella di facilitare la produzione o metterci a disposizione per le nostre parti nella produzione, ma in realtà i portatori
primi e più importanti attori di questa cosa sono gli operatori. Il manuale è loro e quindi è giusto che siano loro per certi aspetti a produrlo. E quindi abbiamo nei mesi scorsi messo in piedi una serie di incontri con le associazioni di categoria più importanti, con le associazioni di allevatori, con gli ordini professionali, cercando di coinvolgere sulla produzione di questi animali tutti quelli che qualcosa avevano da dire, ma soprattutto tutti quelli che poi direttamente o indirettamente andavano a utilizzare questi manuali. E infine abbiamo già dato il via a due gruppi di lavoro, diciamo, settoriali, nel senso che un gruppo di lavoro svilupperà il manuale destinato alle imprese di trasformazione, l'altro gruppo di lavoro invece, come dire, svilupperà i manuali destinati all'allevamento degli animali. Come diceva Franco prima, abbiamo deciso anche di dividere i manuali in due, nel senso farne uno per l'allevamento bovino, che è naturalmente il più importante e il più rappresentativo, ma abbiamo deciso anche di orientarci sulla produzione di un manuale per ovi caprini perché, seppur marginale, è una realtà che c'è in regione e quindi, viste anche le peculiarità dell'allevamento ovi caprino, abbiamo deciso di fare lo sforzo di andare a produrre anche per questa tipologia di allevamento un manuale definito. Queste sono le azioni che abbiamo messo in piedi. Io vi ringrazio per l'attenzione. A questo punto ridò la linea a Dorina. Grazie. Grazie, grazie mille. Allora, lascio la parola al prossimo relatore, Yannick Ceschia, a cui chiedo di attivare. Perfetto, eccolo in video, provvedo a proiettare le Buongiorno a tutti. Bene. slide. Arrivano. Intanto mi presento, io sono Yannick Ceschi, mi chiamo Yannick Ceschia, sono un medico veterinario e mi occupo da diversi anni dell'applicazione degli strumenti informatici e di nuove tecnologie alla sanità veterinaria e alla sicurezza alimentare, in particolare all'ambito pubblico, quindi alla sanità pubblica. Lavoro per GP, la società che fornisce oggi l'applicativo utilizzato per la gestione dei controlli ufficiali di sicurezza alimentare in Regione Friuli Venezia Giulia. Il titolo del mio intervento è Un metodo innovativo di standardizzazione delle ispezioni, il simulatore delle non conformità e i suoi risultati. Ora, la standardizzazione delle ispezioni, come spiegato prima anche dalla dottoressa Ristic, è chiaramente un obiettivo importante, perseguito nell'ambito dei controlli ufficiali di sanità pubblica. Il simulatore del controllo, invece, del simulatore del controllo ufficiale è proprio l'elemento di innovazione, l'elemento che adesso andiamo ad approfondire. Perché un simulatore? Tutto è nato dal momento in cui abbiamo osservato questa una discrepanza tra il rischio statico e quello dinamico nelle prime elaborazioni, sono le elaborazioni che prima ci ha presentato il dottor Amigoni. Quindi abbiamo notato una tendenza del rischio statico a spostarsi un po' verso l'alto rischio rispetto al rischio dinamico che rimaneva su livelli di rischio più basso, medio-basso. Abbiamo cercato di capire perché. Che differenza c'è tra il rischio statico e il rischio dinamico? Il rischio statico, come abbiamo visto, è un rischio legato a una lista di riscontro che fotografa delle osservazioni oggettive. Quindi dei dati oggettivi, valutiamo l'età di una struttura, un numero di dipendenti che operano in questa. Possiamo valutare diversi fattori, diverse caratteristiche di natura molto oggettiva, dove è molto probabile che i diversi operatori compilino una lista di riscontro di rischio statico in maniera estremamente omogenea. Oltre a questo, la componente di rischio statico della nostra checklist di fatto corrispondeva come metodologia di inserimento e caricamento al sistema a quello che già prima i controllori erano abituati a utilizzare, quindi comunque a una compilazione
analoga o qualcosa che già conoscevano a sistema. Il rischio dinamico è basato sulla valutazione, quindi su una valutazione che di per sé ha una caratteristica, una componente più soggettiva, quindi valuto con quattro criteri, quindi con un sì grande, un piena conformità, un sì piccolo, quindi con delle osservazioni, un no piccolo o un no grande come criteri di valutazione della non conformità, quindi diciamo ha una maggior valenza soggettiva il rischio dinamico, valenza che poi cerchiamo di standardizzare come abbiamo visto con delle checklist, ma comunque questa valenza c'è. E poi il rischio dinamico non finora nessun operatore aveva raccolto del rischio dinamico, quindi non erano state fino ad ora utilizzate delle checklist di valutazione di questo rischio, quindi anche per gli operatori il caricamento del rischio dinamico era qualcosa di nuovo, dove potenzialmente ci potevano essere degli errori, dei problemi. Quindi abbiamo analizzato i dati che avevamo, abbiamo analizzato i dati, siamo andati a vedere come erano stati fatti i caricamenti dell'attività, abbiamo approfondito l'argomento e effettivamente abbiamo trovato che abbiamo provato che i nostri sospetti erano in realtà fondati. C'erano degli errori nella registrazione del dato. Quindi abbiamo analizzato che mentre il rischio statico era compilato tendenzialmente in modo corretto su quasi tutti gli inserimenti, il rischio dinamico era spesso registrato in modo parziale, o addirittura a volte c'erano registrazioni incoerenti. Quindi su controlli, per intenderci, di tipo non conforme, erano stati valutati solo delle liste di rischio dinamico con dei valori fondamentalmente conformi o con delle osservazioni, con dei sì piccoli, quando poi di fronte avevamo una valutazione globale non conforme. Quindi c'erano chiaramente degli errori o degli operatori nell'inserimento del dato. Probabilmente questo era dovuto alla nuova metodologia che avevamo introdotto e diversa da quella tradizionale e non ancora assimilata e metabolizzata dagli operatori che lavoravano sul territorio e poi avevano l'onere di caricare il dato nel gestionale. L'altra analisi che abbiamo fatto è stata quella sulle diverse valutazioni tra gli operatori, quindi abbiamo cercato di capire se effettivamente c'era una soggettività nella valutazione del rischio dinamico. Per far questo abbiamo fatto un'analisi dei dati, diciamo, storica, quindi abbiamo preso i dati di 3 anni di controllo ufficiale in questo caso abbiamo preso come base dati gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della 853, abbiamo preso appunto 3 anni come tempistica di monitoraggio, abbiamo preso tutti i controllori che avevano partecipato, che avevano effettuato, registrato a sistema dei controlli ufficiali, li abbiamo anonimizzati. Abbiamo scartato tutti i controllori che avevano lavorato solo su alcuni stabilimenti, quindi avevano lavorato su pochi stabilimenti o avevano fatto pochi controlli nell'arco del tempo, quindi abbiamo definito un minimo di stabilimenti controllati, un minimo di controlli effettuati, quindi questo per avere una minima standardizzazione del dato. E quindi abbiamo confrontato il dato. Abbiamo confrontato il dato, quindi abbiamo preso, come vedete in questo grafico, per ogni operatore nell'arco di 3 anni, quindi operatori che nel frattempo hanno anche ruotato, hanno tornato su diversi stabilimenti, la percentuale di conformità, la percentuale di non conformità e la percentuale di osservazioni che sono state riscontrate, quindi sulle stesse tipologie di controllo, quindi solo ispezioni, non abbiamo audit in questo caso, solo ispezioni pianificate, quindi diciamo per la stessa tipologia di controllo, nelle stesse tipologie di stabilimenti. Questo è il dato e vediamo che effettivamente abbiamo una diciamo,
una distribuzione delle percentuali di conformità, non conformità a osservazioni che ha questo andamento. C'è una piccola parte di operatori che vediamo dal dato tendenzialmente tra non conformità e osservazione, un 35, diciamo, vanno dal 30 al 35, anche fino al, oltre il 40% di non conformità. Qui sono in realtà su 24 operatori che sono stati individuati come target, che erano appunto tutti quelli che corrispondevano alle caratteristiche che prima ho descritto, sono un 6-7 operatori. Ce ne sono poi altri 6-7 che invece hanno dato come esito l'esito conforme non conforme o conforme da migliorare solo nel 5-6-7% al massimo dei controlli. E poi logicamente c'è la grande maggioranza, c'è tutta la fascia intermedia con le non conformità che normalmente sono tra il 10 e il 20-25% dei controlli. Questo, per quanto sia un'analisi abbastanza empirica, ci dà comunque ci evidenzia comunque un problema, ci evidenzia una evidente mancanza di standardizzazione, o perlomeno una parziale mancanza di standardizzazione nel controllo ufficiale. A questo punto abbiamo ipotizzato delle soluzioni. Quindi, ipotizzato delle soluzioni, la prima soluzione è stata a livello di formazione. Quindi abbiamo bisogno di avanzare nella formazione. La formazione, quindi, classica, apprendimento frontale, quindi con delle lezioni frontali, autoapprendimento, materiale formativo, video, opuscoli, quant'altro, manuali, guide. Abbiamo deciso però, questa formazione era già stata fatta, avevamo già fatto delle formazioni frontali, abbiamo deciso di andare oltre. Da qui nasce il simulatore. Quindi abbiamo deciso di integrare questa formazione tradizionale a un simulatore, quindi uno strumento dove gli operatori potessero al quale gli operatori potessero accedere, uno strumento facilmente disponibile su una piattaforma già da loro conosciuta, quindi, e dove poter aggiungere quindi all'apprendimento frontale, all'autoapprendimento, anche un elemento di analisi e monitoraggio da parte della regione, da parte della gestione del progetto, un elemento di autovalutazione, perché se ho un simulatore e ho un risultato atteso, posso autovalutarmi e soprattutto posso confrontarmi con i colleghi. Materiali e metodi. Abbiamo deciso come costruire questo simulatore. Quindi abbiamo deciso di elaborare e configurare un simulatore. Abbiamo preso l'applicativo in uso alla regione. Scusate. Abbiamo preso l'applicativo in uso alla Regione Friuli Venezia Giulia, Sicher DIP, e l'abbiamo modificato e configurato creando una specie di, tra virgolette, realtà parallela per la registrazione dei controlli, quindi una realtà che non andava in contrasto con le funzioni ufficiali di registrazione, ma che corrispondeva in tutto e per tutto alla realtà utilizzata ogni giorno dal controllore ufficiale. Quindi non qualcosa che il controllore avrebbe dovuto imparare nuovamente, ma qualcosa che il controllore poteva fare con delle istruzioni, seguire e ottenere una simulazione esattamente analoga alla registrazione reale. Abbiamo integrato questo con una procedura scritta, con un video di formazione e abbiamo quindi predisposto del materiale formativo. La regione ha definito dei casi d'uso da utilizzare per la simulazione e abbiamo realizzato, quindi è stata realizzata una sessione di formazione dove è stato condiviso il materiale formativo. C'è stata fatta una formazione online frontale, al termine della quale la regione ha condiviso il caso d'uso. E agli operatori che hanno partecipato è stata chiesta di simulare la registrazione
di una scheda di rischio dinamico. Gli operatori hanno simulato questa registrazione e in brevissimo tempo abbiamo elaborato i risultati e li abbiamo condivisi. Li abbiamo condivisi quindi a livello direzionale con il gruppo di lavoro, con la regione e poi a sua volta con i singoli operatori che hanno avuto modo di andare a capire qual era stato, che hanno avuto fondamentalmente un esito relativo alla simulazione, quindi alla loro formazione. Risultati. I risultati hanno rispecchiato in realtà le problematiche che avevamo visto. Degli operatori che hanno partecipato alla simulazione, il 62,5% non ha commesso errori, quindi ha registrato, diciamo, il controllo secondo le attese. Gli errori sono stati commessi, come vediamo in questo grafico. Questo grafico, ogni riga di questo grafico rappresenta un punto della checklist del rischio dinamico che doveva essere valutato. I punti in grigio sono i punti che dovevano essere conformi. Ecco, nei punti conformi tutti hanno registrato in modo corretto, come tra l'altro abbiamo anche osservato dall'analisi dei dati. Il problema è nato con i punti non conformi. Con i punti non conformi abbiamo riscontrato degli errori, quindi che sono stati la mancata compilazione e sono stati l'incoerente valorizzazione. Quindi abbiamo trovato dei dati con esiti, diciamo, con esiti globali incoerenti con i valori inseriti nei singoli punti, nei singoli item della checklist. Ecco, notiamo anche, proprio nell'ultima tabella, una diversa valutazione. Ora, la diversa valutazione vuol dire abbiamo su quel punto, in base al caso d'uso, avevamo dei no grandi e dei no piccoli. Ora bisogna dire che in questa prima, diciamo, in questa prima simulazione il caso d'uso era molto generico e quindi chiaramente si prestava a diverse interpretazioni. E quindi diciamo che la valutazione, diciamo che con il nostro simulatore in questo momento, con questo caso d'uso, è difficile, non si riesce a definire bene la problematica di valutazione tra no grande e no piccolo. Comunque è un'indicazione. I prossimi passi. Quindi noi abbiamo fatto finora abbiamo elaborato questo simulatore e l'abbiamo utilizzato in una prima sessione che ci ha dato delle indicazioni. I prossimi passi è andare avanti con questo lavoro, quindi utilizzare su successive sessioni di simulazione in modo da poter comparare i risultati, vedere se con il materiale, col simulatore, la correttezza dell'inserimento dei dati va a migliorare. I passaggi successivi saranno probabilmente anche elaborare casi d'uso un po' più puntuali e dettagliati, in modo da riuscire a lavorare anche sulla valutazione, quindi andare a puntare a uno standard nella valutazione dei singoli check elementi. Prossimo passo è anche quello di rendere il simulatore, potrebbe essere quello di rendere il simulatore uno strumento ad uso libero, quindi dove il controllore può autonomamente accedere, utilizzando casi d'uso messi liberamente a disposizione, registrarli e, perché no, confrontarsi con gli altri colleghi proprio per tendere a una standardizzazione non solo imposta, ma che viene dal basso. Considerazioni. Inizialmente avevo scritto conclusioni, ma poi siamo alla partenza, direi, quindi più di considerazioni non posso scrivere. Abbiamo detto, siamo partiti dall'importanza del rischio dinamico.
Abbiamo visto che il rischio statico è un rischio legato a parametri oggettivi, è un rischio, tra virgolette, ad uso tradizionale, ma un rischio che non, difficilmente si modifica nel tempo. Nel senso, si basa su una serie di valutazioni oggettive, su una serie di valutazioni relativamente statiche, e non va a premiare o a valutare, a pesare, o molto in parte, diciamo, la qualità, il livello dell'operatore del settore alimentare che lavora più o meno bene sul breve periodo. Quindi abbiamo visto diventa essenziale aggiungere al rischio, a una valutazione del rischio statico, una componente dinamica. Qual è il problema? Il problema è che la componente dinamica è soggetta a errori di caricamento, errori di valutazione, e diventa sempre più essenziale puntare a una standardizzazione del controllo, proprio per avere una standardizzazione anche del peso del rischio, soprattutto in realtà come quelle di oggi, dove il peso del rischio diventa sempre più importante. Col decreto legge 32, adesso nella fascia forfettaria 6, il pagamento il calcolo degli oneri viene fatto sulla base del rischio. Diventa sempre più essenziale che la pesatura del rischio sia standardizzata. Non avere una pesatura di rischio standardizzata porta a effetti paradosso. In una realtà dove il rischio viene sottostimato, in realtà porterà a una riduzione dei controlli, quindi una minor probabilità che quel rischio poi venga percepito. Al contrario, in una realtà dove diciamo lo standard è uno standard, tra virgolette, severo, porterà a un aumento del riscontro delle non conformità, a un aumento del riscontro del rischio, quindi un aumento di frequenza del controllo. E quindi rischiamo di trovarci con dei circoli viziosi legati alla mancata standardizzazione. In questo contesto abbiamo trovato come spunto interessante l'applicazione di simulatori. Applicazioni di simulatori che ci potrebbero, che sono uno degli strumenti poi che potrebbe portarci a un miglioramento della standardizzazione del controllo ufficiale. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola ai colleghi. Grazie mille, grazie a Yannick Ceschia e lascio la parola a questo punto a Monica Feletig che chiuderà questo incontro. Provvedo a proiettare la presentazione. Grazie Onorina, sono Monica Feletig, intanto che arrivano le slide. Sono la coordinatrice del Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione della Regione Friuli Venezia Giulia e ho il piacere di chiudere il racconto dei colleghi proponendovi sostanzialmente tre riflessioni sul significato di questo progetto di semplificazione, perché è un progetto di semplificazione quello che ci hanno illustrato i colleghi. E su cui mi piace soffermarmi, su cui valore mi piace soffermarmi con voi. Vorrei un po' ricostruire la cornice di senso in cui si colloca questo nostro progetto di semplificazione oggi, dicembre, pardon, 2021. E la prima delle tre riflessioni che vi propongo parte da quella parola che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti, PNRR, la missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o se preferite chiamarlo Italia Domani, che ha sicuramente nel suo core la creazione di valore, ce lo ha detto il presidente Draghi nel suo discorso di presentazione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiede a tutti noi, in particolare pubbliche amministrazioni, di creare valore. Valore per cosa? Valore per chi? Beh, valore per la ripresa economica, per stimolare una ripresa economica che sia fondata su valori comuni, in particolare la solidarietà e la coesione sociale. E direi che
Il progetto che ci è stato illustrato oggi si colloca perfettamente all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ancorché vi ricordo il progetto sia nato prima della sua adozione. Perché si colloca all'interno del piano? Beh, perché nelle sei missioni del piano ce n'è una, la numero uno, che è intitolata Digitalizzazione della PA, e la quale ha proprio lo scopo di trasformare la pubblica amministrazione rendendola più semplice per chi? Per cittadini e imprese, quindi anche per le imprese che sono oggetto del nostro focus, cioè del settore lattiero-caseario. Ma perché dico questo? Perché questo progetto, avete visto, ci è stato illustrato molto bene, si fonda su una metodologia molto strutturata che è stata però implementata strafacendo. Analisi del processo, no? Abbiamo visto come questa metodologia si fondi su alcuni asset, diciamo così. C'è una grandissima attenzione alla revisione del processo di controllo, al suo ripensamento, alla reingegnerizzazione, alla semplificazione, all'eliminazione dei colli di bottiglia, ce lo diceva Gordana Ristic. C'è una fortissima attenzione alla standardizzazione dei modelli di ispezione, degli approcci dei controllori, lo ricordavano Ivan, ma anche nell'intervento Janik Cieschia, quindi si sono molto soffermati su questo tema della standardizzazione dei modelli anche nell'utilizzo di nuovi strumenti come il simulatore. C'è il rafforzamento del senso di responsabilità delle imprese, ma con grande attenzione alle imprese piccole, a far sì che non rimangano indietro e che non vengano poi penalizzate dai nuovi meccanismi di controllo. Al contrario, quindi attraverso facilitazione, attraverso la predisposizione dei manuali o linee guida di cui ci parlava Ivan Poli. C'è una fortissima accentuazione, soprattutto nell'ultimo periodo, sulla formazione degli attori e sul piano di comunicazione interno a tutti gli operatori della filiera e esterno anche ai destinatari delle ispezioni. E c'è la cosa più bella, quella su cui io mi entusiasmo sempre, il lavoro in team. Qui abbiamo visto la rappresentazione di uno straordinario team di collaborazione. Ivi incluse naturalmente nel team le imprese che sono proprio destinatarie dei controlli, le quali non sono tenute fuori dal processo di revisione, ma sono parte, sono collaboranti, sono soggetti attivi. Abbiamo citato, è stato citato prima il cluster agri-food e in generale le organizzazioni rappresentative del settore. Ecco perché mi piace tanto fare questa riflessione con voi, perché progetti come questo accorciano la distanza tra il settore pubblico e il settore privato e ristabiliscono quella fiducia che serve in un momento così importante come quello attuale in cui dobbiamo correre tutti per la ripresa del nostro paese. La seconda, allora, riflessione che mi viene da fare riguarda un po' questi tre elementi che sono rete, digitale, riuso, come elementi che contribuiscono a creare valore e che sono in qualche modo un'endiadi. I colleghi ce l'hanno rappresentata benissimo, questa endiadi, questa filiera, no? Che raccoglie questi tre elementi. Il primo elemento è la rete. Rete a che cosa alludo? Alludo alla rete di collaborazione fortissima, coesa, costituita tra la regione, le aziende sanitarie, l'OCSE, che non finiremo mai di ringraziare, il cluster agri-food, l'Istituto Profilattico delle Tre Venezie e la Regione Campania. Quindi avete visto come funziona bene il meccanismo di una rete allargata a geometria variabile, in grado anche di modificarsi nel tempo, di aggiungere nuovi attori nel momento in cui si identificano i profili dei nuovi attori necessari a implementare i successivi sviluppi del progetto. Ecco, costituire reti di relazione, noi lo sappiamo, è fondamentale e anche in questo progetto lo è stato e lo sarà sempre a maggior ragione quando si tratta di progetti di semplificazione amministrativa. Il secondo elemento, oltre alla rete, che è stato accentuato è quello del digitale.
Digitale, il digitale, beh, l'utilità del digitale in questo periodo credo che sia stata ormai nota, sia acquisita anche dalle persone in qualche modo più resistenti al cambiamento, e la pandemia ci ha, ahimè, aiutato a far comprendere anche l'utilità degli strumenti digitali, che facilitano effettivamente la vita, le attività delle persone, delle imprese e anche delle stesse pubbliche amministrazioni, ma nel modo in cui si è fatto qui, sempre se prima di arrivare allo strumento si fa una robusta analisi di processo, e qui l'analisi di processo c'è tutta. Quindi facilitazione dell'attività amministrativa, in questo caso ispettiva, attraverso strumenti, il simulatore, il Java della Regione Campania, ecco, tutte queste tecnologie, ma prima sempre grande attenzione all'analisi del processo e alla sua revisione organizzativa ed amministrativa. Il terzo elemento su cui pongo l'attenzione è quello, la parola riuso, l'elemento del riuso, perché anche qui, grazie alla Regione Campania, abbiamo una dimostrazione di come la solidarietà e la disponibilità a condividere le proprie buone pratiche, i propri sistemi digitali possano dare concreto supporto a progetti realizzati magari anche in altri ambiti territoriali, come nel caso nostro, l'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia. Anche qui la Regione Campania ha dato un aiuto concreto a chi le ha chiesto di far tesoro della sua buona pratica, dei suoi strumenti digitali già consolidati. Replicabilità quindi da, ma anche verso, perché poi questa disponibilità e solidarietà di una regione rispetto all'altra fa sì da creare un circolo virtuoso per cui anche la Regione Friuli Venezia Giulia potrebbe un giorno essere disponibile a fare altrettanto verso altri che avessero manifestato il bisogno di acquisire l'esperienza dalle nostre buone pratiche e dai nostri sistemi digitali. La terza e l'ultima riflessione che voglio porvi è la soddisfazione nel creare valore anche ai fini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tramite la costruzione di questi progetti di semplificazione. Soddisfazione di lavorare assieme per obiettivi e valori comuni, per la soddisfazione di veder crescere i risultati, la soddisfazione di guardare indietro, è 2 anni che ci si lavora a questo progetto, e poter riconoscere, sì, siamo stati in gamba, ce l'abbiamo fatta, certo, c'è ancora molto lavoro da fare, ma è stato fatto un grandissimo lavoro di team di cui si deve andare orgogliosi. E sono convinta, spero lo siate anche voi, che noi pubbliche amministrazioni regionali e locali possiamo dare un bellissimo contributo nell'attuazione di Italia Domani, se si avrà il coraggio di lavorare, per dirla alla Diumà, tutti per uno e uno per tutti, che non è, guardate, solo un motto, ma è una vera e propria scelta di vita, un qualcosa che possiamo applicare in tutti i contesti della nostra vita. Ed ecco che allora ritorno a quella che era la domanda iniziale con cui ho aperto il mio intervento. Qual è la cornice di senso di progetti come questi? Beh, insomma, spero di aver un pochino ricostruito la cornice di senso del nostro progetto e di progetti simili è fare insieme per creare valore pubblico con metodologia, con costanza, in un'ottica di miglioramento continuo dei processi di lavoro. Fare insieme per crescere insieme, in un vero esercizio, potremmo dire, di training on the job. I colleghi ce l'hanno rappresentato secondo me molto bene. Fare insieme per essere soddisfatti. La soddisfazione di contribuire anche con progetti come questo, che possono sembrare di nicchia, alla ripresa del paese, quella ripresa che è evocata per l'appunto da Italia Domani e dal momento storico particolare che stiamo vivendo. Ecco, spero di aver ricostruito questa cornice di senso in modo corretto e ringrazio molto i colleghi che ci hanno raccontato il progetto, perché una testimonianza così viva
così vera, così trasparente, così aperta e disponibile ad essere socializzata, ecco, spero possa essere utile a voi e a tutti coloro che volessero farla propria. Grazie. Grazie a Monica Feletic e grazie a tutti gli altri relatori e relatrici. Allora, non ci sono domande, per cui siamo leggermente in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Proietto la slide dei saluti, in cui è possibile naturalmente anche vedere il link di eventi PA, della pagina di eventi PA dedicata a questo incontro. Allora, prima di lasciarvi, ricordo che la registrazione e le slide, tutte le slide di questo incontro saranno messe a disposizione entro oggi sul sito di Eventi PA, la pagina dedicata a questo evento. Come dicevo, nella slide proiettata è possibile vedere il link. Mentre per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti si sono chiaramente iscritti all'evento e hanno seguito almeno il 20% dell'incontro. Saranno scaricabili nei prossimi giorni in maniera autonoma, sempre dal sito di Eventi PA, alla voce I miei eventi. Io ringrazio ancora i relatori e le relatrici di oggi e ringrazio i partecipanti e grazie a tutti e a tutte e buona giornata. Grazie.